Grande rabbia in casa caro tenuto Mugnano, il club caro al presidente Filomeno De Lucia resta ancora una volta senza campo. Il sodalizio rossonero nella giornata di ieri ha avuto comunicazione da parte del comune di Baiano di non poter più usufruire dello stadio Bellofatto. Sì, assolutamente sì, speravamo ormai di aver risolto tutto con il campo sportivo di Baiano, ma purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Quindi di nuovo il campo sportivo di Ottaviano, ci alleniamo su un altro campo che noi non conosciamo e niente, problemi su problemi. Sabato giocheremo ad Ottaviano perché il campo di Tiziano è impegnato, quindi veramente di nuovo ricominciamo da capo. Con tanti problemi, ecco, senza casa dico sempre è impossibile fare calcio. Qualcosa era nell'aria ovviamente, però pensavamo che loro l'avrebbero risolto a breve tempo, invece no, purtroppo è arrivata la doccia fredda, ecco la notizia che il campo per noi non è più usufruibile, ecco. Un giro vagare che genera un aumento di costi da parte della società mandamentale che comunque cercherà di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Sì, tantissime purtroppo, le dico subito che a noi ci costa più, compreso le due partite che dovremmo fare in casa, ci costa più di 3.700-3.800 euro di partite, quindi è un budget importante e dove siamo arrivati fino ad oggi diventa veramente una cosa insormontabile, è dura andare avanti così. Però va bene, dai, cercheremo di fare il possibile per chiudere quanto prima quest'anno nel miglior modo possibile. Dopo la comunicazione, i calciatori hanno attuato un gesto d'amore nei confronti del club, decidendo di accollarsi parte delle spese da sostenere.